Ed allora salve, come andiamo? Allora ragazze, fate attenzione a questi particolari. Collana grande, orecchini piccoli. Vi do così qualche suggerimento perché magari in passato, non pensate, magari sono errori che ho fatto pure io. Quindi non cadete su questi errori. Addirittura io non volevo mettere niente perché ho questa collana così grande. Però ho detto un punto luce, un orecchino piccolo sta carino. Quindi non cadete in questi errori. Se mettete orecchini molto voluminosi, mettete un filo sottile. Oppure al contrario, se mettete una sorta di collana così grande, mettete degli orecchini piccoli. Ok, allora dopo questa lezione di bijou, di bigiotteria, oggi è un video recensione dei prodotti che ho comprato una decina di giorni fa da Acqua e Sapone. Allora cominciamo con questo qua. Allora, questa è la lacca anticrespo. È costata circa 2,50 euro e mi è piaciuta. Allora vi devo dire naturalmente che miracoli non ne fa, però devo dire che ha mantenuto il mio capello più liscio. A proposito, oggi ho fatto lo shampoo e ho fatto la piega liscia, ragazze, perché mi piacciono mossi, per carità, però il liscio mi piace sempre, quindi oggi li ho fatti lisci. E quindi vi dicevo che me li ha mantenuti un pochino più sistemati e un pochino meno crespi. Quindi questo è un prodotto, sì, vi ricordo che l'ho preso da Acqua e Sapone, che è costato circa 2,50 euro. Lacca anticrespo e antiumidità, se la volete comprare si chiama così. Poi andiamo a questo shampoo a secco. Shampoo a secco di Palette. Vi ricordate che io volevo prendere lo shampoo Batiste a secco Batiste, però ragazze, mi è sembrato un prezzo troppo alto, 7,50 euro, mi è sembrato troppo alto, mentre questo l'ho preso intorno ai 5 euro e devo dire che mi è piaciuto. Allora, io di solito qualche volta adotto appunto la cosa se ho i capelli un pochino sporchi, e la sera metto proprio una spruzzata leggera leggera di borotalco, in modo che l'indomani mattina i capelli sono più asciutti, meno grassi e anche un pochino più voluminosi. Devo dire che questo fa un po' lo stesso effetto, quindi si spruzza, si massaggia un pochino e il capello risulta più asciutto, e vi ripeto, intorno ai 5 euro, quindi promosso. Prima andiamo con i prodotti promossi e poi all'ultimo invece i prodotti che non mi sono piaciuti. Allora, poi non so se vi ricordate, ho preso un attimo che c'ho un pezzo di scotch, non so da dove è venuto. Allora, ho preso questo bagnoschiuma e vi ho detto che l'ho preso perché mi piaceva un sacco il packaging. Non ho potuto sentire il profumo perché era chiuso con lo scotch, quindi non l'ho potuto vedere. Qua mi sta gocciolando un pochino d'acqua perché io lo tengo appeso nella doccia. Allora, tesori d'Oriente. Ah, è scritto qui, è scritto doccia aromatica, aromatic shower cream. Insomma, praticamente non c'è scritto l'aroma, però vi devo dire che mi piace un sacco. Vi spiego subito l'odore che ha perché è molto molto preciso, non ci si confonde. Allora, avete presente quei profumi da uomo un po' speziati, freschi? Non so, quando vedete passare un uomo profumato, però di questo profumo maschile, fresco, speziato, buono, buono, buono. Allora, questo mi è piaciuto un sacco perché l'aroma è proprio quello. Anzi, un attimo, che io adesso lo apro e lo odoro un'altra volta. Così. Allora, misto a questo profumo da uomo, mi asciugo, per fortuna un fazzolettino, appunto. È un misto tra un profumo da uomo speziato e sapore e odore di pulito fresco estivo, anche un po' odore di mare. Insomma, ragazze, avete capito che mi è piaciuto. Ok, quindi
tre prodotti, questi tre sono promossi tutti e tre. Allora andiamo ai prodotti che non mi sono piaciuti. Allora, prima di tutto questa spazzola. Allora, mi piace, diciamo, la funzionalità di questa spazzola, solo che praticamente si è staccato il manico, dalla spazzola, l'ho dovuto riadattare, quindi capite che dopo 2 o 3 volte che la utilizzo mi rimane il manico in mano e la spazzola invece cade per terra. Non, diciamo che non mi è piaciuto questa cosa. Io vi ripeto, ho cercato di avvitarla. Questa è costata circa 2,50 euro, però magari ora mi dura, non lo so, perché mi sembra bella ferma, però vi devo dire che dopo un paio di giorni si è staccata, quindi un prodotto che non mantiene assolutamente quello che dice è il Mentadent White Now. Allora, in questo io sapevo che naturalmente non poteva fare miracoli e non poteva fare chissà che cosa, però quando l'ho utilizzato, siccome non ho visto proprio nessuna differenza, sono andata a leggere. Allora, c'è scritto che nel 75% dei soggetti, quindi magari io rientro in quel 25% dove appunto non c'è l'effetto. Appunto, nel 75% di soggetti c'è un effetto, come dire, momentaneo, e non mi viene la parola, cioè che dà subito l'effetto, ma che ecco, l'effetto è istantaneo e momentaneo, però devo dire che da me non ha fatto nessun effetto. Ora, siccome è costato circa 2,50 euro, e io di solito utilizzo il Mentadent P, quello verde. Devo dire che se avessi preso il Mentadent P, quello normale, mi sarebbero venuti circa 3 tubetti, perché io di solito lo prendo a 99 centesimi. Considerando che questo è costato 2,50 euro, me ne venivano quasi 3. Ma questo è White Now, però da me non ha fatto proprio nessun effetto, nessuno, nessuno, perché vi ripeto, c'è scritto momentaneo, quindi infatti quando io mi sono lavata i denti mi sono specchiata subito in bagno per vedere se c'era appunto quell'effetto anche ottico, più appunto di denti più bianchi. Ragazze, proprio niente, è momentaneo, istantaneo, ma da me non ha fatto proprio proprio niente, quindi mi tengo la mia dentiera. Mi tengo la mia dentiera, ormai questo lo utilizzo naturalmente perché l'ho comprato. Vi posso dire che come gusto è molto buono, è molto fresco, perché a me piacciono i dentifrici proprio con questo sapore forte di freschezza, di menta, e diciamo che va bene. Però l'effetto momentaneo e temporaneo anche no, niente. Ok, ragazze, allora che cosa dirvi? Niente, vi ho recensito questi 4 prodottini e poi che dirvi? In questi giorni vorrei uscire. L'altra volta sono stata da Zara e non ho comprato niente, però vi devo dire che da Zara arriva giornalmente, arriva merce, quindi ci vorrei fare un'altra capatina e poi vorrei comprare così delle altre cosine. Va bene, quindi se compro qualcosa sicuramente ve la faccio vedere. Noi ci vediamo sempre al mattino per i vlog. Mua!